Siamo in Romagna, terra di vigneti, di buon cibo e di motori, in una città antichissima ricca di storia e cultura, Imola. Fondata dai Romani col nome di Forum Corneli nel secondo secolo avanti Cristo, Imola è da sempre uno dei centri più belli e vivaci della Via Emilia. Famosa in tutto il mondo per l'autodromo di Formula 1, è una località ricca di luoghi di interesse e storie affascinanti. Col suo centro storico rimasto inalterato fin dal 1502, quando Leonardo da Vinci ne realizzò una mappa con visione ortogonale. A due passi da Imola visiteremo Dozza, uno dei borghi più belli d'Italia, con gli splendidi murales che decorano le facciate delle case. Siete pronti a partire per una gita fuori porta? La nostra gita a Imola comincia dal suo monumento simbolo, l'imponente Rocca Sforzesca. Questa magnifica fortezza fu edificata a partire dalla metà del 300, ma assunse la fisionomia attuale nel secolo successivo, quando fu adattata alle esigenze di difesa dalle nuove armi da fuoco, con il contributo, fra gli altri, del grande Leonardo da Vinci. Fu sede di Cesare Borgia durante il suo effimero dominio sulla Romagna e soprattutto feudo di Caterina Sforza, affascinante figura di signora del Rinascimento. Ciao Oriana! Buongiorno David! Eccoci qua, appena visitata questa rocca che è il simbolo di Imola, siamo rimasti davvero entusiasti. Ma che cosa scopriamo poi da qui? Da qui scopriremo tante cose. Se hai tempo e voglia di seguirmi, noi facciamo una passeggiata e arriveremo alla Via Emilia, che è il cuore della città naturalmente, la attraversa tutta, e proseguendo troveremo tante bellezze. Troveremo la chiesa di San Francesco, che adesso in realtà è la biblioteca comunale. Troveremo Palazzo Tozzoni, che è una bellissima casa museo sempre comunale. E poi arriveremo lentamente alla Platea Magna, chiamiamola ancora così con l'antico nome, adesso è Piazza Matteotti, che è il cuore della città. Quindi siamo pronti per questa bellissima passeggiata? Assolutamente, andiamo? L'armonioso impianto urbanistico di Imola, frutto dell'incontro fra la razionalità romana e il gusto estetico rinascimentale, è stato osservato e studiato dal genio di Leonardo da Vinci, che nel 1502 lo rappresentò in una mappa con visione zenitale, oggi conservata nelle collezioni reali del castello di Windsor, in Inghilterra. Il disegno leonardesco ci mostra quanto poco sia cambiata la struttura viaria della città in questi 500 anni e come l'atmosfera dell'epoca si sia in gran parte conservata nelle strade di Imola. Fra gli elementi perduti nel tempo c'è l'antica cinta muraria, della quale oggi rimane solo Porta Montanara. Questa strada che abbiamo appena fatto per venire dalla Rocca fino a qui si chiamava Via della Fortezza, era una delle strade più importanti della città e arriva fino qui, quella che vedi è la Cattedrale di San Cassiano. Che non passa di certo inosservata. No, assolutamente, però la nostra meta è un'altra, perché noi dobbiamo arrivare là dove c'è la Via Emilia, dove ti avevo promesso troveremo il cuore della città. Andiamo? Allora andiamo! Altra preziosa testimonianza del Settecento imolese rimasta intatta fino ad oggi è la famosa farmacia dell'ospedale, lungo la Via Emilia. Fondata nel 1794, conserva un ricco soffitto affrescato raffigurante le allegorie della medicina e della natura e una collezione di ben 457 vasi originali in maiolica, disposti in perfetto ordine sulle scansie in legno intarsiato. Un luogo magico in cui respirare l'atmosfera di un'epoca lontana, fatta di amore per la scienza e per l'arte. Oriana, qui ci troviamo proprio nel cuore pulsante di Imola. Te l'avevo promesso, vedi? Siamo sulla Via Emilia, ma questa è Piazza Matteotti, è il cuore della città. È quella piazza rinascimentale voluta da Girolamo Ambriario e Caterina Sforza alla fine del 400. Vedi, di fronte a noi abbiamo le splendide arcate di Palazzo Sersanti,
che era la sede delle magistrature di Girolamo Riario. Alle mie spalle, alle nostre spalle, c'è invece il Palazzo Comunale, e quello che vedi è il voltone del Palazzo Comunale, dove veramente è un ritrovo quotidiano per gli imolesi. Quindi da questa magnifica piazza la nostra gita poi ci porterà a scoprire tutto il territorio di Imola. Noi ti ringraziamo, Oriana. Grazie a voi. Palazzo Tozzoni è una delle dimore storiche più belle e meglio conservate della città. Dimora settecentesca di una illustre famiglia imolese, oggi proprietà del comune e aperta al pubblico come museo. Il palazzo conserva intatti i suoi arredi originali, le suppellettili, le opere d'arte e tutti gli oggetti di vita quotidiana di una ricca famiglia romagnola. Un documento eccezionale sugli stili di vita dell'epoca. Sapienza ed eleganza si incontrano anche in un altro luogo imperdibile della Imola storica, la Biblioteca Comunale. Ospitata all'interno di un ex convento francescano, è riccamente decorata in forme settecentesche, che possiamo ammirare in particolare nel magnifico scalone d'ingresso e nella splendida Aula Magna. Oggi conserva oltre 450.000 volumi ed è un riferimento fondamentale in città per gli amanti della cultura. Pochi metri dalla biblioteca comunale incontriamo uno dei vanti della ristorazione imolese, dove possiamo concederci un'imperdibile pausa pranzo degna di una stella Michelin, anzi due. Chef, noi siamo entrati in questa armonia di colori, raffinatezza, ma qui ci sono i sapori autentici della Romagna. Sì, beh, già dall'ambiente si capisce quello che è stato voluto e ricercato all'inizio, quindi la cucina di casa, la cucina delle grandi case nobili italiane. Morini ha aperto il San Domenico, poi si è avvalso dell'aiuto di Nino Bergese, che è stato un grande cuoco delle case nobili italiane, proprio per ricercare questo. Com'è cucinare pensando anche di avere una bella responsabilità, due stelle Michelin? Le due stelle sono arrivate a Imola nel 1977, quindi oltre 40 anni fa. Chiaro che anche mantenerle è un impegno, è una responsabilità, però bisogna cercare di farlo con la miglior semplicità possibile, perché poi lavorare col peso sulle spalle non aiuta sicuramente a fare le cose in maniera migliore. Qual è il fiore all'occhiello del San Domenico? Beh, sicuramente il San Domenico è conosciuto a Imola, in Italia e nel mondo, per un piatto in particolare. È l'uovo in raviolo, è un raviolo di pasta fresca tirata molto sottile, un ripieno classico di ricotta, spinaci, parmigiano, noce moscata. Si formano in questo strato di pasta due anelli, uno sovrapposto all'altro, lasciando al centro un piccolo pozzetto dentro al quale va inserito un tuorlo d'uovo. Copriamo con un altro strato di pasta all'uovo, lo cuociamo in acqua un paio di minuti, va cosparso con parmigiano, tartufo e finito con burro nocciola. Un piatto che all'interno ha tutti i sapori e i profumi della nostra regione, della nostra terra, e racchiude in sé proprio la tradizione di quello che forse è la cosa più ricercata, quindi la pasta fresca. Chef, però non solo il raviolo. Oggi la cucina è un pochino più semplice, un pochino più immediata, quindi io preferisco nei miei piatti comunque togliere gli ingredienti piuttosto che aggiungermi. Non è solo la cucina che fa un ristorante, è un insieme di tutto quello che l'ospite deve vivere. La cantina è sotto di noi, sotto al ristorante, sono degli ambienti del 1400-1500 e all'interno ovviamente una grandissima varietà. Parliamo di quasi 2000 etichette fra vini e distillati, 15-20.000 bottiglie a seconda un po' dell'anno, quindi una cantina molto molto ricca, molto molto importante. Lasciarsi avvolgere dalla storia del San Domenico, noi ringraziamo lo chef Max Mascia. Grazie a voi. E la nostra gita fuori porta prosegue. Imola è conosciuta
conosciuta in tutto il mondo per il suo legame speciale con i motori. L'autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari è stato uno dei più famosi e illustri circuiti di Formula 1, per anni sede del prestigioso Gran Premio di San Marino, ma anche teatro di molte altre manifestazioni sportive e musicali, come il celebre Heineken Jamming Festival. Ciao Max. Ciao David, benvenuto a Imola. Grazie, ma sai che sono davvero così emozionato perché qui davvero apprezziamo la storia dei motori. Qua di storie ne respiriamo molte, eh? È dal 49 che la struttura esiste, quindi immagina quante gare sono state svolte all'interno. E ricordiamo anche ha ospitato Formula 1, sì. Moto, un circuito versatile. In tutti i sensi, 4.909 metri nella configurazione auto e 4.936 nella configurazione moto. E il tracciato è storico per le sue altimetrie, curve, mozzafiato. Qui vedo una fiammante safety car che ovviamente sei tu a pilotare perché sei il direttore di pista. Sì, in gara sono chiuso dentro una race control a controllare che tutto quanto si svolga correttamente. Invece nelle giornate tipo oggi, pronto a divertirmi con te. Bene, allora io sono prontissimo, un giro ce lo facciamo? Certo che ce lo facciamo, con un vincolo. Quale? Quello che tu indossi ufficialmente la nostra divisa. Oggi sono dei vostri. Certo che sì. Più difficile di questa pista? Sicuramente l'altimetria e le curve cieche che troviamo nei saliscendi della pista stessa. Qual è secondo te la categoria più difficile nell'affrontarla? Il gergo tecnico con le moto qui ci vuole tanto peso, come si può dire, perché come tu vedi la pista sale e non hai mai un riferimento, quindi il punto corretto della staccata è difficile. Ma qual è la velocità massima che si può raggiungere su questo circuito? David, considera che nel rettilineo, se prendiamo come tipologia una Formula 1, si arriva oltre 330 km/h. È stato un grande piacere, Max. Grazie. È stato mio. Poi Imola, ricordati che ti rimarrà dentro tutta la vita. Assolutamente. Il primo maggio 1994 è una data che tutti gli appassionati di automobilismo ricordano. Quel giorno, proprio qui, sul circuito di Imola, il grande Ayrton Senna perse la vita in un tragico incidente alla curva del Tamburello. Tre volte campione del mondo, vincitore di 41 Gran Premi e per ben 80 volte sul podio, il pilota brasiliano ha lasciato un ricordo indelebile non solo nel mondo dello sport, ma anche nel cuore della città di Imola, che gli ha dedicato un monumento ancora oggi meta di pellegrinaggi da parte di fan e ammiratori, che lasciano fiori, biglietti e ricordi. A pochi passi da Porta Montanara c'è il Dulcis Café. Ne approfittiamo per fare una pausa e assaggiare qualche golosa tipicità della pasticceria imolese. Da golosone quali sono, non poteva mancare un momento di puro piacere. Matteo, il Dulcis Café, raccontaci un po' della tua pasticceria. Dulcis Café nasce nel 2004, dopo un'esperienza nei ristoranti Tellati come pasticcero ho deciso di intraprendere la mia strada lavorativa. Ho deciso di aprire la pasticceria, in un secondo momento abbiamo aperto anche la gelateria per insomma cercare di proporre dei dolci che fossero innovativi ma che comunque avessero un legame con la tradizione, cercare di utilizzare i prodotti del territorio. Quello che vediamo qua, ad esempio, a parte queste prelibatezze, so che c'è anche un prodotto speciale. Questo prodotto qui è la classica torta della nostra zona, la torta di ricotta e mandorla, quindi proprio romagnola, diciamo che è la sorella della torta di riso, cioè in Emilia si fa la torta di riso e in Romagna si fa la torta di ricotta e mandorla, c'è questa differenziazione. Qui abbiamo una crostatina con i frutti di bosco, anche questi della nostra zona, qui abbiamo un tiramisù rivisitato, abbiamo delle mousse con del pistacchio siciliano,
del cioccolato francese della Varrona, che è anche questa un'azienda leader con prodotti di qualità ed è ancora a misura artigianale. Matteo, noi di Una Gita Fuori Porta siamo sempre molto curiosi, ma che cosa ci prepareresti oggi? Avevo pensato a un bel sorbetto rinfrescante con le more della Val Sellustra, quindi della zona vicino ad Ozza, sicuramente piacevole e rinfrescante. Gelateria Zle? Zle, in dialetto sia romagnolo che emiliano, quindi prendiamo tutta la regione, vuol dire gelato in dialetto. E allora a questo punto, Matteo, ci fai anche vedere come si prepara? Assolutamente sì. Matteo, è dulcis in fundo, eccolo qui il sorbetto. Esatto, proprio così, dal frutto appena raccolto alla trasformazione in sorbetto. Qualcosa di fresco e tante sono le cose buone che preparate qui nella tua pasticceria. Grazie per questa piacevole sosta, la nostra gita fuori porta continua e noi lo assaggiamo. Grazie. Prima di salutare Imola, facciamo un doveroso omaggio a uno dei prodotti tipici più celebri della Romagna, il vino. Ci troviamo all'azienda agricola Tre Monti e siamo proprio su una terra di confine tra l'Emilia e la Romagna, è così, David? Questo è l'ultimo lembo della provincia di Bologna, ma in realtà siamo romagnoli, perché per trovare il vero confine fra l'Emilia e la Romagna la tecnica è molto semplice, si percorre la via Emilia da Bologna verso il mare, ogni tanto si chiede da bere e finché ti danno dell'acqua sei in Emilia. Appena cominciano a darti del vino, il confine è segnato, non puoi sbagliare. E di vino parliamo con te, perché cosa producete qui? Beh, dunque, la nostra azienda qui a Imola possiede circa 26 ettari, poi abbiamo qualcosa anche in provincia di Forlì, produce i grandi vini romagnoli, quindi in primis il Sangiovese. Il Sangiovese, che è uno dei vini e di vitigni più conosciuti al mondo, nasce qui, in Romagna, va puntualizzato. E poi l'Albana. L'Albana, che è il bianco romagnolo per eccellenza, è un'uva incredibile. È stato il primo bianco a avere la DOCG nel 1987 ed è il bianco che ci rappresenta di più, perché è caldo come il cuore dei romagnoli, è robusto come la gente romagnola e deciso. Fra le altre cose facciamo un'albana vinificata in anfora. Cosa vuol dire questo? Mossi dalla curiosità, insieme ad altri colleghi, circa 10 anni fa abbiamo provato a replicare qui in Romagna un metodo di vinificazione antichissimo. La coltivazione della vite e la produzione del vino nascono nella Georgia caucasica, nascono lì. Abbiamo invitato qui due produttori georgiani che ci insegnassero questa tecnica ancestrale e abbiamo cominciato all'inizio con un'anfora, adesso qualcuna di più, a vinificare il nostro vitigno bianco per eccellenza, l'Albana, e ne è venuto fuori un prodotto molto interessante. Beh, qualcosa anche di innovativo che portate ovviamente a quella che è la vostra azienda storica e che in questo contesto qui, insomma, ci fa davvero assaporare e scoprire ancora di più il gusto della Romagna. Sì, fa parte anche un po' del DNA del popolo romagnolo, che è decisamente legato a una tradizione ma mai chiuso alla novità. Davide, noi ti ringraziamo perché siamo pronti a lasciare il territorio di Imola per catapultarci in un borgo davvero molto particolare. Salutiamo la splendida Imola, che ci ha accolto con la bellezza rinascimentale del suo centro storico, ci ha coccolato con i sapori avvolgenti della sua enogastronomia, ci ha regalato emozioni uniche in uno dei templi più prestigiosi dell'automobilismo mondiale. Dalla città disegnata da Leonardo, ci spostiamo in un altro centro dove l'arte e il disegno hanno trovato degna dimora. Iscritta al club dei borghi più belli d'Italia, Ozza è famosa per gli splendidi murales dipinti sulle pareti degli edifici di tutto il paese. Una tradizione nata negli anni 60 e diventata col tempo l'orgoglio di questa comunità, che ha trasformato vicoli e piazze in un'affascinante galleria a cielo aperto. Ogni 2 anni, a settembre, si svolge qui la Biennale del Muro Dipinto, che attira artisti da ogni parte d'Italia e del mondo.
pronti a realizzare nuovi murales che andranno ad arricchire questo insolito museo d'arte contemporanea. Tanti i temi e i soggetti, diversi gli stili. Ogni opera è unica e racconta una storia. Il modo migliore per godere di questa bellezza è perdersi fra i vicoli del paese, lasciandosi sorprendere e suggestionare dai dipinti che spuntano inattesi dietro gli angoli o che fanno capolino dagli scorci più pittoreschi. Borgo dei Murales domina imponente la rocca, voluta da Caterina Sforza negli anni in cui fu signora di Imola e Dozza. Questo castello è oggi in ottimo stato di conservazione e visitarlo ci permette di rivivere l'epoca rinascimentale, durante la quale questo territorio fu a lungo conteso da potenti famiglie, eserciti e condottieri. Proprio qui, nelle sale della Rocca, ha sede l'Enoteca regionale Emilia-Romagna. Maurizio, so che tra l'altro qui c'è un percorso molto particolare da fare. E la domanda classica che una persona fa quando entra in Enoteca qual è? E stasera ho degli ospiti, preparo questo e questo e questo, mi consigli l'abbinamento perfetto? Noi abbiamo dato per l'appunto quest'ordine anche ai vini nella scaffalatura, quindi nel momento in cui uno entra ha i vini d'aperitivo, si parte dagli spumanti, metodo classico, metodo Charmat, venendo avanti i bianchi frizzanti, quindi i bianchi fermi dai meno ai più strutturati, per passare, per noi molto importante, nella nostra regione, i rossi frizzanti. Quindi arriviamo naturalmente ai rosa, poi ai vini rossi, da quelli base, meno strutturati, più giovani, per passare quindi superiori, riserve e infine appunto dulcis in fondo, i vini dolci. E a questo punto Maurizio, anche io mi scelgo qualche vino, ho ospiti a cena e voglio portare un ricordo, il sapore dell'Emilia Romagna. Che cosa mi consigli? Alla grandissima, guarda, ti do due chicche, due nomi di autoctoni proprio micro, ma di quelli giusti. Il famoso, che localmente viene chiamato anche Rambella, il Sauvignon Rosso e il Bourson. Vedrai che saranno contenti i tuoi ospiti. Io vado a fare un giretto e me li porto a casa. Prima di salutare Dozza ci fermiamo come antichi viandanti alla locanda Dolce Vita. Ciao, come stai? Benissimo, sono rimasto affascinato da questo borgo così colorato. Io un borgo così non l'avevo mai visto. E ci sono tante cose da vedere. Da dove partiamo? Sono di casa, la mia osteria. Grazie Davide, anche perché noi stiamo per concludere la nostra gita, però siamo curiosi un po' di scoprire i piatti della tradizione locale. Abbiamo fatto una scelta sulla tradizione, come dicevi tu, e con un grande richiamo sulle ricette del territorio e soprattutto con i fornitori anche che sono legati all'azienda e sono tutti qui di questa zona, che è l'ultimo borgo di Romagna, l'Emilia inizia dopo pochi metri. Io intravedo anche una terrazza molto piacevole con un panorama. È una terrazza che è un po' l'angolo esclusivo, è quella che durante l'estate è più abita dai nostri clienti. Però non c'è solo l'osteria. Ci sono anche le camere. Quindi un'accoglienza a 360 gradi? Assolutamente sì, e le camere tra l'altro sono qui vicine e fanno parte di un progetto di un albergo diffuso nel borgo medievale che è appena partito sulla nostra iniziativa. La nostra idea era quella di creare una locanda, quindi l'osteria e le camere dedicate alla dolce vita, al bianco e nero, la nostra grande passione per il cinema. Ecco, questo è il Caffè Bianco ed è un altro dei nostri locali che si integra con i portici, con l'osteria e fa un servizio di caffetteria e gastronomia. Ti piace? Questa è una cosa interessantissima perché praticamente state rendendo vivo tutto questo borgo. Ci proviamo. Complimenti per quello che state facendo per rilanciare questo fantastico borgo. Tra l'altro noi abbiamo visitato due splendide località dell'Emilia Romagna, ma se vi siete persi qualcosa prendete appunti.